Riconosciuta uno dei borghi più belli d'Italia, la città murata di Montagnana ha invitato la stampa nazionale a scoprire le sue eccellenze e ha presentato il programma del quarto Montagnana Festival, l'evento di spicco che nell'anno del cibo italiano ha messo in programma gastronomia, cultura e una trilogia d'arte. Siamo arrivati alla quarta edizione del Montagnana Festival, una manifestazione studiata per promuovere la nostra città in tutto quello che è la sua ricchezza, la sua eccellenza, sia sotto il profilo culturale, storico e gastronomico. Quest'anno poi, tra le altre, è 2018, individuato come anno del cibo italiano. Non abbiamo potuto non andare a promuovere le nostre realtà, pertanto in primis il nostro prosciutto veneto iberico DOP, ma il neonato panieri dei prodotti Deco, legati anche a delle mostre fotografiche, scultoree, laddove si parlasse comunque di cibo. Qual è il ruolo della Regione Veneto nella valorizzazione del territorio? Beh, sicuramente la Regione Veneto ha un ruolo fondamentale in quanto legislatore e in quanto anche ente che coordina le amministrazioni locali e i soggetti sul territorio. Ci rendiamo conto che oggi valorizzare i territori significa costruire delle reti e veramente promuovere i territori per le eccellenze che si racchiudono. Sono eccellenze in tantissimi campi e in questo la Regione Veneto ha una fortuna di essere uno dei territori più ricchi in Italia e nel mondo. Protagonisti della tavola, gli 8 nuovi prodotti a denominazione comunale d'origine, presentati con orgoglio dai produttori e assaggiati da giornalisti del settore. Un incontro all'insegna di eccellenze montagnanesi certificate, come il cotechino, la pancetta, il salame, il prosciutto cotto, il melone, i peperoncini verdi, gli gnocchi dolci e il pane schissotto. Qual è il compito della Commissione DECO nella valorizzazione dei prodotti a denominazione comunale d'origine? La Commissione prende in esame le richieste per prodotti che devono avere chiaramente le caratteristiche previste da un disciplinare che abbiamo contribuito a redare e che tiene presente le normative naturalmente vigenti in campo di alimentazione e le lavorazioni tradizionali, le ricette tradizionali di questi prodotti. A seguire l'inaugurazione della mostra fotografica Liked Paintings, allestita a Castel San Zeno, il tour guidato della città e la visita del Palazzo Palladiano Pisani Flacco. La tecnica che io uso si chiama light painting, letteralmente vuol dire dipingere con la luce. Quello che io essenzialmente faccio, dopo aver preparato la mia composizione fotografica, completamente al buio, quindi la stanza viene completamente resa al buio, con una torcia illumino il soggetto creando luci e ombre dove lo ritengo opportuno per creare tridimensionalità al soggetto. Che aspetto ha curato del Montagnana Festival? Ho curato la trilogia d'arte che quest'anno è per la terza edizione che si tiene Montagnana Festival, Montagnana Festival che è la quarta edizione. In questa trilogia d'arte, ovvero l'arte fotografica, pittorica e scultorea, divisa nelle tre sale principali del complesso di San Zeno, ovvero sala Costantin Pavan, sala veneziana e sala austriaca. Gruppo si è portato poi in un ristorante tipico locale per assaporare un pranzo a base di pure deco. Ci racconta la preparazione degli gnocchi dolci alla veneta? Sono gnocchi di patate, praticamente molto semplice, patate, uova, farina, vengono impastati, si portano a ebollizione e vengono conditi con zucchero, cannella, uvetta sultanina, formaggio grana. È un piatto molto semplice, è un piatto però dei ricordi, perché secondo me infatti ricordi proprio di una volta. Che cosa determina la produzione di salumi di qualità? Per i nostri prodotti, per la produzione dei nostri prodotti, la fonte principale sono i suini. I nostri suini sono nati nel Veneto, vengono allevati a Montagnana e mangiano prodotti del nostro territorio montagnanese. Di conseguenza, dopo le lavorazioni delle carni, c'è tutta quanta una filiera che viene controllata da noi
tutti quanti i salumi che vengono prodotti all'interno della nostra azienda vengono certificati prodotti veneti. Tra le sfarzose sale affrescate di Palazzo Pisani, l'Associazione Italia Nostra ha allestito Tavola Imbandita, un'esposizione di tovaglie e accessori d'epoca appartenuti alla famiglia Flacco e non solo. Che ruolo gioca l'Associazione Italia Nostra nella cornice meravigliosa di Villa Pisani Flacco? È una cornice meravigliosa, come ha detto lei, e noi giochiamo il nostro ruolo di tutela, difesa e valorizzazione del patrimonio storico artistico italiano, che con grande gioia, con grande orgoglio cerchiamo di far conoscere, apprezzare e, sottolineo ancora una volta, valorizzare. Che contributo ha dato la famiglia Flacco per l'allestimento di questa preziosa mostra? Ha dato il contributo di ciò che era disponibile di posaterie d'argento in stile San Marco. Abbiamo i bicchieri, le caraffe dell'Ottocento, abbiamo lo stile Liberty per quanto riguarda i piatti, il déco per quanto riguarda abbiamo un servizio per il rosolio che un tempo si faceva, e abbiamo poi tutto la location, insomma, ecco.